sta montando la polemica su questi 60.000 assistenti civici, io le faccio domande secche e la pregherei di darmi risposte altrettanto veloci e chiare, perché così almeno arriviamo a un punto. Allora, primo punto, è vero o non è vero che avevate firmato un protocollo insieme al Ministero degli Affari Regionali, Ministero degli Affari Regionali, dunque Associazione Nazionale Comuni, per il reclutamento di 60.000 volontari? Ci sono esigenze da parte dei sindaci di volontari nel nostro paese. Sì, ma avete firmato un protocollo, avete ipotizzato un protocollo con il Ministero degli Affari Regionali? È stato approvato un protocollo in conferenza delle regioni. Benissimo. Stato e regioni. Cosa dice questo protocollo? Che arriverebbero... Aspetti, no, sindaco, mi deve dare le risposte brevi, così le faccio tutte le domande. Io non la sento bene. Bene, va bene, va bene. Allora, il reclutamento di 60.000 assistenti civici, i quali mi spiega esattamente le tre cose principali che devono fare? Sono dei volontari, non so come li vogliamo chiamare, per noi sono gli stessi volontari che oggi nella mia città e in questi mesi hanno tenuto in piedi la comunità che io ho l'onore di guidare. Sono persone che sono andate a prendere le ricette dai medici, sono andate in farmacia, sono andate a consegnare la spesa alle famiglie fragili, sono quelle persone che in questi giorni stanno davanti al mercato a contingentare le persone, siccome non possono entrare più di un certo numero di persone, attraverso una piccola applicazione contano quante persone entrano e quante persone escono, ci danno una mano, non fanno nessuna attività mi di perdoni controllo. Ma se già lo facevano, aspetti un attimo sindaco, mi perdoni, ma se lei sta dicendo che sono persone che continueranno a fare una cosa che già facevano, che bisogno c'era di immaginare un reclutamento di 60.000? Noi abbiamo bisogno di volontari. Questi volontari da qualche giorno non ci sono più, perché dal 4 di maggio e il 18 maggio si sono riaperte tutte le attività. Quei volontari hanno un lavoro, quindi non ci sono più e c'è bisogno di loro. Ma queste persone devono anche avvertire... Abbiamo ancora più bisogno di volontari. Di loro. Devono anche avvertire polizia e carabinieri se vedono assembramenti? Assolutamente no. Fanno attività di volontariato, non fanno controlli. Allora fermo lì, perché...